Buonasera, vi aspetto. Oggi live veloce, vi faccio solo vedere la situazione kit. Mi avvicino una sedia, mi sto facendo il tè perché oggi fa freddissimo. È arrivata già la notifica, sono sconvolta. Buonasera, ben arrivati. Giornate faticose, la carta per i kit è arrivata ieri, quindi è da ieri che stiamo cercando di mettere insieme i kit come dire, nel minor tempo possibile. Però sono madre Wonder Woman, quindi insomma, adesso pian piano facciamo tutto. Ne abbiamo già smistati più di 120, quindi insomma abbiamo già fatto un bel lavoro. Tessere, release, abbonamenti, ho smistato quello che si riusciva. In questi giorni andiamo avanti, per la prossima settimana sicuramente finiamo tutto, quindi alla fine recuperiamo abbastanza velocemente, insomma, questo ritardo. Oggi vi faccio fare un giro tra i kit che ho qui assemblati tutti i prototipi. Vi faccio vedere. Non era molto convinto, Giusy. No, no, no. Però ti giuro, stava facendo le fuse, che sembra sempre inviperito. Questa faccia, sempre imbronciata, sempre contrito col mondo. Vabbè. Buonasera, alcuni sono partiti già oggi, alcuni release, madre ne ha confezionate qualcuna ieri sera, il pack di abbellimenti l'ho fatto ieri pomeriggio, quindi insomma stiamo facendo partire mano a mano tutto quello che è pronto, piano piano riusciremo ad arrivare in pari. Stasera tutti quanti sintonizzati per vedere le novità della coppia creativa. Domani mattina troverete online il preordine, domani o dopodomani dovrebbero arrivare le cose di moda scrappo visto che la spedizione è partita oggi, quindi insomma domani sarà un pomeriggio interessante, se arriva domani e se no sarà un pomeriggio interessante dopodomani, ecco. Dunque ricapitolando, domani è giovedì, corretto? Quindi insomma nel caso poi è venerdì, sicuramente arriveranno tutta la marea di cose della 49 Market che ho ordinato, insomma, e vabbè. Nel dubbio, sempre faccia scontrosa, assolutamente sì. When in doubt, be grumpy. Sì. Lui ne ha fatto un motto praticamente di questa roba. Buonasera, ben arrivati. Questa settimana sarà un pochino latitante con i live, perdonatemi, però insomma abbiamo avuto questi 15 giorni di ritardo nella consegna delle carte che per noi sono tanti da, come dire, da elaborare, da cercare di sorpassare, però insomma. Hai sistemato team? Guarda, quando vuoi venire qua da me, Giusy, io ti offro un gatto da accarezzare ogni tanto con i guanti di protezione, però. Lui è il The Original, di un meme, esatto. Vi giuro che stava facendo le fusa in quel momento lì. Eppure aveva questa faccia super, super, super contrita. E vabbè. Chiara, è ritornato il foil nero opaco. Vagamente ricordo qualche tua velatissima richiesta in merito, giusto? Cos'è stasera? No, il 28 team presenta un nuovo colore. L'ho incarrellato adesso. Chissà che cos'è, non lo so. C'era un punto interrogativo al posto della foto, quindi. La nostra vita va così, ecco. Pubblicheremo i preordini delle prime quattro collezioni di Simple Stories che verranno spediti da metà a fine febbraio, quindi secondo me li avremo verso inizio marzo. Sono proprio belle queste, sono veramente bellissime, cioè belle, basta, appunto, v'ho detto. Buonasera, ciao Isabella, come stai? Intanto che il mio tè raggiunge una temperatura ragionevole, sono arrivati un po' di foil, è ritornato il foil rosso opaco, abbiamo reintegrato il foil rosso opaco e quello oro che erano un pochino, stavano finendo. Non me ne hanno mandato tantissimo, mi manderanno la seconda tornata quando rientrano, insomma, dal Capodanno cinese ed è arrivato questo. Questo è il lilla opaco che io trovo. Fantastico, adesso che andiamo verso la primavera su stellari fiorellini con questa robina qui mi sembra meraviglioso. E mi guardo subito se c'era il post. My God. Venuto benissimo. E il copper, cosa hai usato per le parti? Cioè mi sembrava color rame, ma forse era un altro colore. L'orologio nero opaco. Il telefono, dici? Qualche quintale, sì. Secondo me è un pochino più difficile e su quello eventualmente se sbagli con la colla sei rovinato perché si vede tantissimissimissimo. Che dire? Allora, questo adesso lo spostiamo per evitare di rovinarlo. Qui ho le carte singole che poi vi faccio vedere una ad una. Da dove iniziamo?
Iniziamo dal kit deluxe, che è qua. Voilà, vediamo anche un sorso di questo. Allora, My Dual Taste del 2023. Per quest'anno ho deciso, e sono subito stata punita, di fare una mini release per ogni mese. Quindi, le collezioni di carte che prima erano di 6 carte, 3 pattern e 3 tinta unita, adesso sono diventate mini collezioni da 9, quindi si sono aggiunti 3 fogli. Ho sistematizzato l'uscita con un vellum, un acetato e una carta da rivestimento, di modo da poter rendere abbonamentabile il prodotto, e abbiamo aggiunto due abbellimenti che sono il foglio di chipboard 6x8 e il foglio di sticker 6x12. Devi portare pazienza. La pazienza io l'ho persa nell'82, quindi cioè, non so come potervici abituare, però diciamo che gli eventi ci abituano in questo senso, purtroppo, anche a malincuore, anche senza il nostro consenso, direi. Alla fine la prendi, che cosa? La macchina per scrivere. Se, per ora non l'ho ancora presa, se qualcuno ce la chiede la facciamo arrivare, è un po' impegnativa, però è veramente bella. Ho visto che ho ancora una fusella di una scarpetta, quindi magari la provo, adesso poi ci studiamo che cosa fare sabato e domenica. Così nell'82 per dire che è passato veramente tanto tempo da quando ho perso la pazienza, quindi... E non si rigenera, un po' come i neuroni, non c'è ancora nessun tipo di rigenerazione rispetto alla pazienza. Allora, sposto questo qui sulla Big, così non corro il rischio di rovinare qualcosa. Kit Deluxe. Allora. Adesso vi faccio vedere prima le carte di gennaio e poi quelle di febbraio. Questi sono messi così alla rinfusa perché li ha fatti Clay, quindi non vi preoccupate, i kit sono confezionati meglio come sempre. Allora, di questo è di febbraio, anche questo e anche questo, e questi tre sono di gennaio. Allora, partiamo da gennaio, non è colpa tua più o meno, Donato, se tu non ci avessi introdotto a questa fustella del telefono, noi non avremmo mai, non ci sarebbe mai venuto all'occhio questo prodotto, quindi insomma. Se già, sono già piena le tue cassettiere, che tenerezza, Giusy, pensavi veramente. Vabbè, gennaio 2023, farfalle. Questa è la prima carta, la 260, la 261. La stampa, abbiamo cambiato tipografia, è venuta benissimo, mi piace veramente molto. Il pattern. E queste sono le 3 strisce di Basic. Il rosso è i basic di febbraio, sì, questi sono di gennaio, questi 3 sono di gennaio. Febbraio abbiamo, adesso ve le metto in ordine, 271, le righe nere vanno sempre benissimo, 272, scusate, sapete che la Clea ha delle difficoltà a mettere anche in ordine, i palloncini di Pennywise, lo so, però fanno un po' San Valentino ma non troppo, potrebbero fare anche Laurea secondo me. 273, una ghirlanda, vogliamo non metterci una ghirlanda, questa la ritagliamo tutta e viene una meraviglia, questa la possiamo anche tagliare, tac tac, e si fa, quindi una, due, tre, e queste sono le sue basic, le 3 strisce che ci sono nel kit, che ci sono in tutti i kit, queste 6 carte e le 6 strisce ci sono in tutte e tre le varianti del kit, il basic, il deluxe e il baby, ma adesso ve li faccio vedere tutti, così li vedete, insomma, così. Così. Poi nel deluxe abbiamo i timbri, che questo mese sono loro. Voleva la ghirlanda dei palloncini, mi sembrava un filino eccessiva. Questo è quello di gennaio dove c'è la scritta My 12 Tales. Ogni giorno una pagina bianca per iniziare ancora. E qui non mettere in pausa la tua vita, assapora ogni attimo. Scusate, magari se lo metto in camera. Questi sono i 2 set di timbri, gennaio-febbraio, e poi abbiamo il pack di abbellimenti che contiene tutti gli abbellimenti tranne il chipboard e il foglio di sticker. Allora, quest'anno abbiamo i 2 enamel interi, così possiamo decorare un pochino di più. Gennaio e febbraio, manca la schedina agli enamel della Clé, perché la Clé si è dimenticata evidentemente di mettere nella grafica quando ha mandato l'inserto al fornitore, ma tanto siete abituate, quindi insomma, non vi formalizzate di certo. Palette delle carte e adesso guardiamo cosa c'è dentro la bustina. Ok,
chissà se adesso, mamma, non è che mi avvicineresti perché sennò questi li rompo le paillette. Una paillette di gennaio e una di febbraio, che così le faccio vedere. Questi sono i uscini, gennaio e febbraio, Pennywise. Questa è una collezione con le farfalle, in pratica, perché alla fine è una mini release. Adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è. Questi sono i puffi. Adesso vi faccio vedere anche le paillette. Gennaio e febbraio. E poi abbiamo i die cut. Nei die cut ci sono un po' di journal e un po' di ritagli normali, di modo che possiate avere la possibilità di farci un pochino quello che più vi piace. Nella collezione baby, per esempio, mi sono fatta tutto un pacchettino di die cut, che adesso vediamo se riusciamo a fare, solo di journal, che così non siete costretti a scegliere. Qui dentro sono un insieme. Adesso magari poi ve ne apro uno e lo guardiamo insieme. Se madre mi avvicina le pagliette. Quando abbiamo finito di vedere tutti i kit, vi faccio vedere nel dettaglio come sono i die cut di quest'anno. Non sono cambiati molto, c'è qualche elementino più nuovo, però insomma, questi li mettiamo, no, così, le paillette, eccole qua. Questa è la versione grande che c'è nella release, che poi potrete comprare singolarmente. Questo è gennaio. Sapete che ho un po' di turbe con le palette di colori, e questa è febbraio, che adesso vi faccio vedere così. Cerco di andare sempre quanto più possibile vicino ai colori, pochi colori, sto cercando di usare pochi colori, ma che si sposino bene con la collezione, che abbiano qualcosa di fortemente a contrasto. Sapete che mi piace così. E queste sono le paillette, queste le mette lì e adesso non tocca più niente. Mettiamo via il kit deluxe. Allora, questa volta troverete tutti gli abbellimenti nei kit con gli inserti, perché non ho fatto in tempo, e meno male che non l'ho fatto, a dire al fornitore quanti di questi dovevano essere destinati ai kit e quindi potessero essere inviati senza inserto. Dai prossimi, gli enamel e i puffy stickers non avranno l'inserto per i kit. In questo modo conteniamo il costo e riusciamo a continuare ad offrirlo al prezzo a cui lo abbiamo proposto lo scorso anno. Che è stato faticoso trovare una quadra, ma cioè con questo piccolo stratagemma in realtà ci abbiamo fatta. Allora, è un rosso scuro, è un bordeaux molto velluto, teatro, no? Universitario. Ok, questo è il deluxe. Passiamo al basic, che è questo qua. Allora, nel basic abbiamo la stessa composizione di carte, identica. Le sei pattern, che adesso non sto a rifarvi vedere, e le sei striscette. E quest'anno sono fissi gli abbellimenti, ho deciso di metterli fissi perché così almeno è più facile anche gestire gli approvvigionamenti. Nel basic avete i due timbri, i due pacchettini di die cut, così. Color sipario sarà probabilmente sì, e poi avete il washi e le paillette, quindi avete parecchi abbellimenti, parecchi, vi mancano solo gli enamel e i puffy, quindi i uscini e le due mini paillette. Queste sono così perché questi sono i prototipi che ha fatto la Clé, e quindi non sono proprio tanto ordinati, ma questi rimangono alla Clé, non vi preoccupate. E questo è il basic. Voilà. Avete in realtà scelto quasi tutti, o il baby o il deluxe o la release. I basic ce ne sono pochi, però insomma è sempre secondo me un'opzione valida, che è una buona via di mezzo. Il baby, fermi tutti che mi sta cadendo tutto, eccolo qua. I baby ce li abbiamo, no, i baby non ce li sono, i basic che abbiamo pronti per domani, poi domani mattina madre ne confezionerà altri. Baby, sempre le sei carte con le sei strisce, questo rimane inalterato. In più avete i due die cut e i due puffy. Non ci sono i timbri, non c'è il washi, non ci sono le paillette, però avete un sacco di appiccichini. Questo kit nasce in realtà per accontentare i bimbi che volevano fare il Michael Tace con le mamme. Ha un costo molto contenuto, io l'ho pensato in questo modo e continuo a rimanere in questo modo perché non vi servono le paillette, perché ci sono già nel deluxe e vi bastano, i timbri perché ci sono già di là e vi bastano. Gli enamel magari si possono dividere, quindi insomma
ha lasciato il baby per le tesserine, vedi, piccole scarpettine crescono e, come dire, seguono la scia dei propri gusti ed è giusto così, ma le tesserine sono molto carine, le servono un po' di appiccichini però. Invece poi alla fine, oltre che ai bambini, questa soluzione ha accontentato anche tante persone che magari i timbri non li usano, che usano queste carte per fare progetti più piccolini e quindi in realtà tutti questi abbellimenti sono più che sufficienti per i progetti che vogliono fare. E quest'anno abbiamo la rivisa, ecco, ho lasciato di là le tesserine, adesso poi le prendo, ho fatto proprio abbonamenti quest'anno e faccio un po' fatica. Allora, la rivisa intera. Prima di tutto, le due carte da rivestimento, così non mi dimentico. Sono basic, vanno bene, questa qui va bene, poi la vestite con qualsiasi cosa. Le farfalle, belle. E le posiamo lì. Quest'anno ne avranno tutte una. Questo era necessario, stabilire un numero fisso di carte da rivestimento da inserire laddove avessi voluto inserirle, perché altrimenti non avrei potuto rendere questo prodotto un abbonamento e invece ci toccava farlo. Allora, queste le posiamo qua. Cioè, ci toccava farlo, ho avuto delle velatissime richieste. Il pad, sì, certo, Tania, si può comprare tutto a parte. Appena finito di smistare, pubblichiamo. In realtà, probabilmente cerchiamo di pubblicare un pochino prima, perché intanto mi state chiedendo di poter acquistare i pezzi singoli per poi far spedire. Quindi, adesso, appena riusciamo a sistemare i prodotti, lo facciamo. Quelle strisce sono meravigliose, sì. Allora, nella release intera, che cosa c'è? La prima grossa differenza è che ci sono i pad di carte. Sono 9 carte per mese. Sono queste, adesso ve le faccio vedere una per una perché ce l'ho qua. Tendenzialmente le prime 3 carte che io creo sono quelle che saranno sempre nei kit. Quindi anche su queste, quando troverete le carte singole, le prime 3, quelle che hanno la numerazione più bassa, sono quelle che sono all'interno del kit. Poi nel kit avete le strisce di tinta unita e qui ci sono tutte intere la tinta unita. La tinta unita poi in realtà ho visto che la state comprando tantissimo anche a prescindere dalla collezione, perché è un tinta unita, scusatemi, che poi si può sposare con n altre collezioni. Allora, aspettate che spostiamo un po' di cosine qua, che così. No! Scusate, ecco, uno è caduto. Vabbè, stai lì. Allora, le foto dove le mettiamo? Mattiamo e troviamo posto. Non guarda quanto spazio che c'è qua per le foto. Guarda, a lot. Allora, questa è quella che c'è anche nel kit, anche questa e anche questa. No, mi è caduto l'altro prototipo. Poi, carte nuove. Questa. Le 3 tinta unita, intere ovviamente. Mi sono caduti i prototipi dei kit, madre. Il foglio delle tesserine. C'è in tutte le carte il foglio delle tesserine, così avete qualche tesserina da poter usare negli album, semplicemente da tagliare, e le 3 tag. Questo è il format che più o meno, poi magari cambierà la disposizione delle tessere più grandi, però che più o meno rimane all'interno di ciascuna, di tutte le collezioni. Così, questo è gennaio, febbraio. Così. Una paginetta liscia bianca. Febbraio, Pennywise per gli amici. Queste sono le 3 carte, una, due, se riesco a girare pagina facciamo vedere anche la terza. Voilà, la ghirlanda. Poi, tinta unita. Oggi ho delle difficoltà a girare le pagine. Tinta unita. Questo non è bianco, è un vaniglia. Poi, pattern con le nostre roselline. Questa mi piace tantissimo. Questo si ritaglia tutto qui, voglio vedervi ritagliare. E il foglio delle tesserine. 3 tag e tesserine varie. Il ponte, siamo già tutte sotto un ponte, Monica. Poi, mi ha portato via i prototipi. Funzione. Va bene. Poi, cos'altro c'è nella release? Allora, i due die cut. Così. I due washi. Le due paillettes grandi, nella dimensione normale, che è quella che solitamente vendiamo e non la mini versione. I due enamel interi. Poi, vellum è accettato. Ogni collezione ha il suo vellum e il suo accettato. Adesso prendo un foglio di carta così posso farvi vedere su un bianco. I vellum è accettato di gennaio. Sì, ci sono assolutamente anche i fogli singoli. Questo è l'accettato di gennaio,
Io anche su questo una sfida di ritaglio la farei. E il vellum. Questa è la collezione con le farfalle. Guardate che meraviglia. Lo so, si può tagliare in quattro oppure si può lasciare così, si può piegare. Mariella ci fornirà tante soluzioni per non tagliare. Poi febbraio, l'acetato che è un pochino elettrostatico. Voilà. Allora, questo acetato qua è come se fosse diviso da una banda bianca, ok? In realtà lo potete usare così oppure se lo tagliate, guardate quanto vi ho pensato, può essere usato così e questo può essere usato o così, ma potrebbe essere usato anche così con i palloncini che scendono tipo dal soffitto, no? Potete decidere come volete, come avete più piacere di usarlo. E questo è il vellum di febbraio, che trovo bellissimo. Ok, poi cos'altro c'è nella release? Le carte da rivestimento che vi ho fatto vedere prima. Ok. I puffi. E poi ci sono gli abbellimenti nuovi. Ok? Gli abbellimenti nuovi sono i due foglietti di chipboard che io vi ho fatto vedere col cartonato praticamente quando ho presentato gli abbonamenti, che avranno un po' tutti questo mood, un francobollo, una spilla, gli angoletti in chipboard, una taghina e degli elementi decorativi. Ho scelto di fare un foglio più piccino perché così costerà meno, scusatemi, costerà meno e il costo della release è molto contenuto, quindi in realtà anche essendo una spesa mensile è molto contenuta anche se non siete abbonati, ecco. Per cambiare lavoro, scrivi a problemi che domani mattina nel caso facciamo tutto. Questo è quello di febbraio e questo è quello di gennaio. Come vedete, il format che mi sono data è un po' sempre lo stesso, no? Gli angoletti, la spilla, la taghina, poi magari può cambiare il tipo di taghina, ma vorrei che avessero questo leitmotiv di accompagnamento per allineare un po' tutte le collezioni che non hanno un tema comune, ma sono tutte le collezioni dei My 12 Tales, quindi nascono con quel tipo di progettualità. Io le metto insieme così. Stavo per dire le disegno, ma sapete che non disegno niente. E quindi, e questi sono gli sticker. Mezzo foglio di sticker, secondo me poteva essere sufficiente per una mini collezione. Abbiamo un altro, abbiamo tanti altri abbellimenti. Sì, c'è l'abbonamento alla release. Quest'anno abbiamo fatto, velatissima richiesta. Anche qui abbiamo un po' di abbellimenti. Ho messo i bottoni, che quest'anno mi piacciono veramente tanto. Qualche frasettina, bannerini e clip. Voilà, e questo è quello di febbraio. La release 37 scontata. È un prezzo secondo me ragionevole che possiamo offrire solo in virtù ovviamente dell'abbonamento, però questi bottoni mi è caduto anche lì, mi sta cadendo tutto, ma la schiena va un po' meglio, quindi adesso recupero tutto. Bisogna prendere tutto. Allora, secondo me, combinato così è fattibile prendere tutto se fate l'abbonamento perché il costo è veramente, me lo dico da sola, accessibile. Ho fatto cose più piccine. Il timbro nella release non c'è perché non volevo che fosse legato, perché tanti i timbri non li usano, tutti quelli che fanno My 12 Tales sì, ed è il motivo per cui lo trovate nella versione abbonamento singolo. Quindi, se volete anche il timbro, basterà aggiungere l'abbonamento al timbro. Sempre di 2 mesi in 2 mesi, sì, per una nostra sanità mentale, perché così smistiamo i kit solo ogni bimestre e perché così possiamo anche dare la possibilità a chi cumula ordini di accumularne di più e di facilmente raggiungere le spese gratuite, ma in realtà con tutte le combinazioni di abbonamenti è piuttosto facile che si raggiungano abbastanza in fretta. E questi sono gli stickerini, bannerini, qualche elemento di journal. Aspettate che raccolgo questa che mi è caduta. Mamma, ma gli abbonamenti che mi sono caduti, dove me li hai messi? Non mi rispondi. E in più c'è l'abbonamento delle tesserine, se voleste anche le tesserine, che però sono una cosa molto. Lasciameli solo in zona, che se no, se ho bisogno. Sì, ok. Le tesserine non le ho volute mettere all'interno della release perché sono un elemento relativamente nuovo per noi, nel senso che noi abbiamo iniziato a farle a ottobre un esperimento, anche questa è una velatissima richiesta. Magari non tutti sanno come impiegarle, come impegnarle, quindi non mi sembrava giusto metterle nella release. Se volete tutto, 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 release, timbro e tesserina, e in quel modo lì avete tutto. E in realtà vorrebbe dire 37 più 6 più 13, il totale. Li avevo buttati, spero di no, perché mi servono, poi sono i prototipi. Allora, aspettate che rinfodero questi e vi faccio vedere le tesserine. Vi farei vedere. Perché
chiedo ancora un aiuto da casa. Mamma, non è che per caso hai dei pack di tesserine non chiusi? Che posso far vedere senza apri, cioè senza rovinare una confezione? Non mi sta ascoltando. Mamma, non è che per caso hai delle confezioni delle tesserine di questi 2 mesi che non sono chiuse, che posso far vedere facilmente? Adesso. Sì, intanto io le prendo confezionate. Se no apro queste. Tesserine gennaio-febbraio. Adesso poi le apriamo, comunque ve li faccio vedere. Il sito del base, se cerchi abbonamento basic, perché si chiama basic, se non sbaglio è sempre 22, il deluxe è sempre 28, abbiamo mantenuto i prezzi dello scorso anno, anche se il valore dei materiali che ci sono è più alto. Il baby 12,40, la release 37, le tesserine 6 per gli abbonamenti, il pack di abbellimenti 20. Poi vi faccio vedere anche il pack di abbellimenti, semplicemente tutti gli abbellimenti. Allora, intanto aspettate che apriamo i die cut. Allora, qua, prendiamo 2 die cut, così intanto che madre guarda se abbiamo le tesserine a disposizione. Ah no, se no apro queste, guarda, le apro e poi le richiudo, cioè, cambiamo il sacchettino se sì, lo rovino. Sì, sì. Okay. Non è che sono in grado proprio di... Allora, anche questo l'ho sdrenato, ma non so. Iniziamo da gennaio, facciamo le cose come mi farebbero le persone serie. Ci sono le stesse, nel pack di abbellimenti ci sono solo gli abbellimenti, Sara. Adesso te ne faccio vedere uno. Aspetta. Il pack di abbellimenti è pensato per chi magari fa il project life e quindi ha bisogno degli abbellimenti, vuole gli abbellimenti o li vuole doppi perché sono ovviamente scontati. Quindi nel pack di abbellimenti, che costa 20 euro, troverete washi e paillette, paillette nella misura grande, i 2 die cut, gli enamel, i paffi, i chipboard. Voilà. E i 2 foglietti di sticker, tutti gli abbellimenti, solo gli abbellimenti. Questo appunto è pensato per chi magari fa il project life e ovviamente magari non prende le carte, ma io li userò questo per fare il project life. Aspettate che lo poso, vedo lì che è ancora da smistare. Allora, i nostri die cut. Facciamo che faccio così. Come li facciamo che faccio così? Allora. La spilla. Mi piace un sacco. Angoletti, ci sono un po' di journaling, come vi dicevo, un po' di taghine. È certo che devi prendere un golfino in tinta. Allora, alcune delle tag e dei journal sono rimaste uguali, ho cambiato gli angoletti, ho aggiunto il francobolli. Sì, sì, scrivi su problemi d'ordine, Tania, che così lo faccio, è la prima, ciao Elisa, benvenuta, così sai i problemi d'ordine di oggi, così lo facciamo subito. No, se ti abboni adesso va bene, che ti creiamo a mano l'ordine di gennaio, non c'è problema. Lo dicevo, se qualcuno, vi state abbonando in tantissimi in questi giorni, quindi l'unica cosa è che devo crearvi a mano l'ordine, ma lo facciamo per il mese prima, ma non c'è nessun problema. Taghine, bannerini, rametti, farfalline. Adesso qualcuno mi chiederà se li ho contati, non li ho contati. Angoletti, questi colori mi piacciono un casino, ma si era già visto anche con la collezione matrimoni. I bottoni, voilà, tab, rametti, c'è un po' tutto, insomma, quello che secondo me ci può servire per fare un album, un layout, diversi layout, insomma. Mariella avrà in mano la release intera, per fare il progetto che facciamo di solito di sabato. Guardate questi bottoni, che meraviglia. Me lo dico da sola, brava. È un cluster. E poi ci sono ancora tutti questi, perché non è finita.
Release intera più timbro, l'unica cosa che ti mancherebbero sono le tesserine, se ti interessano, se no hai praticamente la versione estesa del deluxe. I die cuts sono nella release, certo, la release ha tutto, Alice, tutto, tutto, tutto. L'unica cosa che le manca alla release è il timbro e le tesserine del Project Life, che ho tenuto separati. Questa è una nuova taghina. Manierini. Siamo di nuovo oltre i 500 abbonamenti, quindi insomma sono molto contenta. In tanti hanno scelto anche le tesserine, guardate, sono felicissima perché non me l'aspettavo, è una cosa nuova che stiamo provando da poco, quindi mi avete veramente fatto un grosso regalo ad abbracciare anche questa roba. Ho perso il conto, Giusy, non ci ho manco provato, quindi insomma, clusterino. E questo è gennaio. Così. Questo che è così disordinato, se lo chiede la chiede. Febbraio, sono tanti, perché è un pacchetto intero. Adesso vi faccio vedere anche le tesserine. Eh sì, è un pacchetto intero. Allora, questo nasce un po' dal fatto che in questo modo possiamo presentare una release per conto suo, tra virgolette, quindi ogni release ha il suo pack di abbellimenti, che siano i die cut, che siano gli enamel. Qualcuno mi aveva sollevato questa questione lo scorso anno dicendomi che magari delle due release, dei due mesi ne piaceva solo uno, e nel pacchetto di die cut e di enamel si ritrovava anche, ovviamente, obbligatoriamente, gli elementi dell'altro mese. Ed è uno. E poi oggettivamente, vendendo anche ai negozi all'estero, ho bisogno di suddividere, perché loro che ne sanno dell'abbonamento, mese per mese, accorpiamo le spedizioni, insomma, mi sembrava di poter fare una cosa un pochino più carina così, e siamo riusciti tutto sommato a contenere i costi con qualche stratagemmino, però bannerini, guardate questa che meraviglia, aspettate che ne prendo un po' così. Palloncini, i bottoni, la spilla, gli angoletti, i bannerini. L'abbonamento alle tesserine ha solo le tesserine. Ho fatto un abbonamento che ha tutti gli abbellimenti, che costa 20 euro, e quindi tra quello e le tesserine ne spenderesti 26 e hai tutti gli abbellimenti. Li ho modulati un po' come i pacchetti di Sky, avete presente? Ho cercato di fare una cosa del genere. Fanno molto hit. Guardate, non ci avevo assolutamente riflettuto fino a che la Braguti non mi dice: ma fa un po' Pennywise questa cosa. Ma davvero, non avrei mai visto la parte inquietante di questi palloncini. Però sì, insomma, in quanti? Dunque, Spagna, Francia, siamo in Svezia. Germania, Bulgaria, più o meno, sì, più o meno, dovrebbero essere questi fondamentalmente i paesi in cui siamo riusciti ad entrare per ora. Per una novellina? Allora, io mi trovo sempre in difficoltà quando mi fate queste domande. Io vi consiglio sempre di iniziare con un qualcosa di praticamente già pronto. Vale a dire, per esempio, i card kit o i page kit della Simple Stories. Sul sito trovate nelle domande frequenti questo elenco di materiali che io indico, e ci sono questi prodotti. Questi card kit sono, per esempio, un kit in cui non vi servono neanche le forbici, solo la colla, e vi insegna a sovrapporre gli elementi, a creare questi biglietti con praticamente nessun tipo di attrezzatura, così come anche i layout. Quello è un modo per vedere se vi piace, dopodiché potete decidere se investire nel comprare le attrezzature base, la taglierina, la colla, l'inchiostro per i timbri, queste cose qui. E diversamente, un'alternativa è, anche se avete già qualche materiale, qualche attrezzatura, quello di seguire un tutorial, un progetto di quelli che per cui magari mettiamo i prodotti contenitore, vale a dire l'elenco dei materiali da usare, che vi facilita un pochino. Ti sei persa tuo figlio? Ok. Cioè, mi sembra un po' drastica come cose. Questi sono nel deluxe. Nel deluxe, sì, l'unica cosa che manca nel deluxe, a parte le tesserine, sono i chipboard e gli sticker, che sono gli elementi nuovi che sono stati messi nella release. Vedete. Tagline, clusterini. Ops. Fiocchetto, fai un trovato per me. A posto. Ups. Così.
bottoni. Poi una cosa che è invece completamente fuori abbonamento, che ho fatto per le amiche ritagline come me, per noi che facciamo yoga ritagliando, oltre che per me medesima che faccio yoga appiccicando, ho fatto i due fogli di ritagliabili, che però sono acquistabili singolarmente e non hanno, non sono legati a nessun tipo di abbonamento. Questo perché non tutti amano ritagliare, di conseguenza mi è sembrata la cosa più sensata quelli di lasciarli fuori. Come vedete ho fatto dei cluster grandi questa volta, gennaio e febbraio. Tra l'altro, se non è venuto, questo è un pochino più grande perché ci serve per il cluster, ma i bottoni che trovate qua, se non ricordo male, aspettate che cerco il pincettino. Allora, dove sei? Vediamo se riesco a non far cadere niente, non fare troppi danni. Eccolo qua. Vabbè, sono cadute un po' di cose e poi recupererò. Il punch da 3/4. Vi puncia i bottoni. Quando ci sono nel foglio di ritagliabili hanno questa dimensione. Questo qui è più grande perché fa parte del cluster. Ok? Quindi questi qui ho pensato, perché ritagliare i bottoni sul tondo è sfidante anche per noi ritagline, però sono a misura del puncettino da 3/4 che in tantissime di noi abbiamo, insomma, che comunque diversamente è facilmente reperibile. Ecco, adesso vi apro le tesserine di gennaio. I ritagliabili sono già stati messi, sì, quelli li metterò sempre un po' prima, così chi vuole li... Questo adesso vediamo se riesco a toglierlo. Sì, allora, gennaio, Project Life, questa cosa nuova che insomma avete abbracciato con entusiasmo, sono molto contenta. Ti manca il punch da 3/4, non se può sentire. Tesserine, aspettate che zoomo. Qualcosa tra i due ritagliabili? C'era questo pezzettino di washi qua, però credo che fosse un avanzo. Allora, queste sono le 4x6. Mi diverto molto a fare queste tesserine, mi sta piacendo veramente tanto. I ritagliabili non sono in nessuna delle combinazioni degli abbonamenti, perché non a tutti piacciono e quindi ho pensato che non fosse il caso di legarli all'abbonamento. Quando li volete sono acquistabili sul sito. Eh sì, era quel pezzettino di washino lì. Farfalle, il pattern, altre farfalle e questo qui, scusate. Voilà. Sapete che ce ne sono un po' basic e un po', voilà, tutte patterned. E le tesserine sono molto belle. Queste sono quelle 4x6, le 4x3, scusatemi, 3x4. Adesso madre le ha messe, non sono in un ordine particolare. Mi sta piacendo un casino farle, ve lo dico. Queste con i pois e le righe sono molto basiche, molto basic, perché sono pensate per farvi da mattatura alla foto, e se non sono da mattatura alla foto sono pensate per ospitare un abbellimento centrale o qualcosa del genere. Una cosa che in realtà ho già fatto, devo solo trovare il tempo di impaginarle e far fare le prove di stampa. Sto facendo un set di tesserine solo righe, puntini e quadretti, di modo che le possiate inserire in aggiunta per scrivere, per aggiungere insomma tesserine in più laddove vi serva. Appena le quadro come impaginazione tutto, le facciamo. Dobbiamo solo uscire da questo momento dei kit, perché in questo momento, con questo ritardo, siamo un pochino impanicati. Sì, diciamo che se fate la release e i timbri, in realtà non pagate mai le spese di spedizione, se spediamo solo, insomma. Allora, io uso sempre il pack misto, quello l'10439, che è il pack misto della Simple Stories. Ci sono un paio di paginette intere, però ha tutte e tre le versioni. Poi potete usare quello che le ha divise in quattro, quelle che le ha divise in due, quelle della Simple Stories vanno benissimo. Adesso me ne arriverà un carico entro fine settimana, importante, perché ho fatto un po' di scorta da loro. Moda Scrap hanno spedito oggi, quindi o domani o dopodomani, a seconda
del tempo che il corriere impiega per consegnare. Di solito ce la fanno in un giorno, però vediamo, o domani o dopodomani arrivano. Queste 300 grammi, queste sono stampate sul nostro bianco da 300 grammi, quello liscio. Questa mi piace tantissimo. Questa è così. E questo è gennaio. Adesso non saranno in ordine così come le ha lasciate madre, ma facciamo una ragione. Voilà. Aspettate, eh. I buoni propositi, Tania, ma di cosa parliamo? Io quest'anno sono un po' a corto. Guardiamo febbraio. Aspettate che togliamo il sigillo che ha messo madre. Portate pazienza, queste bustine sono esteticamente tremende, ma ho sbagliato ad ordinarle. E quindi non le avevamo per tempo, e quindi ecco questa bustina che l'ha rotta, e vabbè, aspettate che raccogliamo questa cosa che mi è caduta, che magari ci inciampo e mi ci faccio pure male, e non mi sembra il caso. Allora, febbraio sono sempre 22, partiamo dalle 4x6, le 10x15, insomma. Se vuoi iniziare a bomba, allora di sicuro ti servirebbe una taglierina, della colla. Sul sito non so se qualcuno magari riesce a linkarlo nelle domande frequenti, c'è questo elenco di materiali che io ho indicato per iniziare. Ci sono una serie di cose tra cui scegliere per iniziare. Questi kit, il deluxe, il basic, il baby, sono fatti per fare memoria, tenere, poi ci puoi fare quello che vuoi. Noi ci facciamo un layout ogni mese, quindi un layout, questo è un layout, magari non, chi inizia adesso non lo sa, è un lavorare su uno spazio predefinito, che in questo caso è il 30x30 per me, incorniciando le foto con carte, abbellimenti e quant'altro. Noi ci facciamo quello con le foto del mese. Far arrivare il page protector di Rita Rita, se non avete particolarmente fretta, perché non ordiniamo così frequentemente da loro, però possiamo metterli nel prossimo ordine. Questa è così, questa è così, tinta unita dietro, questa è così, mi piace un sacco. Io faccio sempre la 4 americano, due pagine, sì. Mi sono trovata molto bene quest'anno e quindi vorrei replicarlo ancora. E queste sono le tesserine 3x4, questa è la mia preferita. La mia preferita, non è vero, mi piacciono tutte, però mi piace molto. Così. Mi piacciono molto anche le pagine strappate. Allora, dato che voi non strappate mai niente, sto strappando io per voi direttamente sulla grafica. Detto così, perché così è fatto e non potete rifiutarvi, ecco, è già strappato, no? Sì, sì, in queste di febbraio c'è del nero, perché c'è questo nero sulla carta, sembra un pochino più intraccita, ma è un nero scuro in realtà. I raccoglitori a 4 me ne arriveranno un po', vedete, la strappo io direttamente. Ne arriveranno anche qualcuno dei 12x12, sì, 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 sì. Adesso non credo con l'ordine con le cose della Fortinelli Market, perché non credo che abbiano fatto in tempo a inserirli lì, ma negli ordini che stanno lavorando adesso, sì. Ok, e questo è quanto. Che dirvi? Allora, adesso tiro fuori questi due, e così chiudiamo con questa immagine. Questi sono gennaio e febbraio, per ora ho fatto già anche marzo, aprile, maggio, giugno. Così sono serena un pochino. A marzo avremo un aspetto un po' più fiabesco dei draghetti, dei cavalieri. Aprile ci saranno i narcisi, quindi la fustella di tina dei narcisi mi riempie di gioia, non potete capire. E a maggio avremo la lavanda. Fortinelli Market secondo me mi arriva per venerdì, massimo lunedì. Stefania, i raccoglitori 12x12 mi arriva qualcosa credo la prossima settimana. Se ti serve qualcosa in particolare, prova a fare il trovalo per me, vediamo se tra le cose che ho già incarrellato che dovrebbero arrivare, se no lo facciamo arrivare. E, mi sono persa su quello che vi stavo dicendo.
poi rispondo alle domande, mi perdo, cioè qua l'età avanza, galoppa, che vi devo dire? Cosa vi stavo dicendo? Raccoglitori, binder, le carte del PL sono 22. E chissà che cosa vi stavo dicendo. Vabbè, quindi, ricominciamo. Come se niente fosse. Ah sì, vi stavo raccontando cosa saranno le prossime release. A maggio avremo la lavanda, il mese del mio compleanno, io adoro la lavanda. E giugno avremo del caffè e delle Polaroid. Diciamo così, una palette che mi piace tantissimo. Sto lavorando adesso gli abbellimenti, poi riprendo quelli di maggio. E luglio, agosto avremo tema vacanza. Luglio non mi dispiacerebbe fare una cosa un pochino retro, tipo anni 50, rockabilly, vediamo. Vediamo. La 4 americano, queste qui sono più grandi della 4 americano. Queste qui sono mi dispiace, queste sono 12x12, devo tagliarle anch'io. Ogni tanto fa un po' male, però le dobbiamo tagliare poco. No, queste per ogni kit del mese di PL, ogni mese ci sono 22 tesserine. Sì, era questa la domanda. Le fustelle non riesco oggi. Ah, le fustelle ve le faccio vedere. Le fustelle devo fare il video, non sono ancora riuscita, causa ritardi vari ed eventuali, ma magari in questi giorni, potrebbe essere nel weekend che riesco più agevolmente, mi taglio le carte e le assemblo. Queste sono anche abbastanza facili in realtà da montare. Aspettate che le prendiamo un attimo. Comunque volevo dirvi che ho cambiato lo smalto apposta, perché poi ognuno ha le proprie paturnie mentali che si merita. E comunque, insomma, Dino e Lucifer, qui è rimasto Lillo, ma sapete che è un mio refuso. Sono piuttosto semplici in realtà da montare. Guardate, Lucifer ha pochissimi pezzi. Dino ha, cioè, è un po' più cervellotico montargli la come dire, la linea di come si chiama? Il dorso spinato, insomma. Però sono e poi dipende se vogliamo montargli anche il supereroe, no? Quelle non possiamo farle vedere ancora. Super, super spoiler, madre, metti via per cortesia. Lui in realtà di suo è abbastanza semplice da montare, lo vedrete che è veramente, veramente facile. La maschera si può montare anche su Nina e su alcuni altri animaletti della collezione. Vi dico che ho mandato a campionare una serie di nuovi, le fustelle nuove fino a fine anno praticamente. No, le ultime due ce le ho ancora da mandare, quando torneranno dal Capodanno cinese avrò i campioni. Certo che si può fare senza maschera, assolutamente sì, lui vive senza maschera. Lui vive tranquillamente senza maschera, poi la sera, se c'è bisogno, si mette la maschera e il mantello. Ma non è necessario montare, lui vive da solo. Lui si fa stupendissimo. È molto carino lui. No, super spoiler ancora no, ecco, ho dovuto far fare con tanto anticipo alcune cose, perché poi con la chiusura per il Capodanno cinese che vede la Cina festeggiare per circa 3 settimane, mi sarebbe stato difficile riuscire ad approvvigionare per tempo i materiali necessari, allora, però quello è uno super 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 spoiler. Dicevo, lui vive assolutamente senza mantello, nella copertina l'ho messo col mantello e la mascherina perché era carino da presentare così, ma lui l'ho montato serenamente senza, non vi preoccupate. Adesso forse non ce l'ho qui montato, è un po' in basso, ma ci provo, vediamo se lo trovo, ve lo faccio vedere. Vediamo un attimo. No, se lo trovo al volo ve lo faccio vedere. No, potrebbe essere qua, vediamo. Allora, lui qui c'era un errore in questo qui che ho fatto correggere. Vediamo se ho l'esempio montato di Dino. Forse l'ho perso l'esempio montato. No, vediamo.
No, non ce l'ho l'esempio montato di Dino, chissà dov'è. Però vi assicuro che vive serenamente senza la mascherina, non ha necessità senza la mascherina, detto così sembra veramente ai tempi della pandemia. Aspettate che do un'occhiata ancora qui. Potrebbe essere qua dentro. Vediamo. No, questo è il cagnolino. No. Ho una serie di campioni mescolati con le fustelle che, insomma, vediamo. No, 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 niente, mi arrendo. Chissà dove l'ho messo. Vediamo se per caso ne ho uno qua. Qui c'è il mantello. Ah, guardatelo. Allora, non gli ho montato gli occhi. Questa era ancora la prova. Non gli ho montato gli occhietti, però è lui. Lo potete... Tutto craft, però era giusto per vedere che funzionasse il tutto. Vedete, poi mancano gli occhietti neri, però lui sta da solo assolutamente. Questa è ancora una modifica, perché qua non si toglievano bene i pezzi. Avrà risposto al segnale ed è andato. C'è il coniglietto, la nostra versione del coniglietto pasquale negli spoiler. Ci sono le fustelle di marzo-aprile. Però non posso farvi vedere adesso. Però sappiate che avremo il lama e il topino. Il topino ha le orecchie da coniglio pasquale. Questo video va su YouTube. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Che non me ne sono neanche accorta. Quindi, credo di avervi fatto vedere tutto. Allora, anche alle fustelle potete ancora abbonarvi in qualsiasi momento. Vi ricordo che l'abbonamento vi consente di ricevere innanzitutto sempre a un prezzo particolarmente scontato, anche quando la fustella costa molto di più di quello che è il prezzo medio delle fustelle. Per esempio, la fustella del topino è più grande perché ha una serie di accessori in più e quindi ovviamente costa un po' di più, ma il prezzo è sempre bloccato. Non dice che non posso spoilerare questi sensi. Non lo so, chissà dove me l'ha messa adesso. Chi lo sa? Domani non lo so se riesco a fare il video, dipende. Le fustelle costano sempre 14 euro in abbonamento, mentre in realtà poi alcune hanno un prezzo ragionevolmente più alto, perché sono un pochino più composte. Io adesso mi ho andato a campionare il tricheco, che è bellissimo, vi assicuro. La medusa e il polipo insieme. Poi cosa ho mandato? Ho un orsetto, un teddy bear bellissimo che secondo me verrà delizioso, una renna un po' così che però è molto carina per dicembre. Poi cos'altro ho fatto? Ne ho mandati tipo 12, adesso non ricordo neanche più che cosa ho mandato a campionare. Guardate un po' quanto sono particolarmente stordita. Il tricheco mi piace veramente tantissimo, se posso dirvi. Ho mandato il bisonte a campionare, che è bellissimo. A questo ciuffo meraviglioso, questo ciuffo tra l'altro secondo me lo possiamo usare anche per tutta un'altra serie di animaletti, anche su di lui, o su di lui sarebbe meraviglioso questo ciuffo. Vabbè, un kraken, è un polipetto puccioso. È un polipetto puccioso. Credo di aver messo anche il granchio da qualche parte, perché ho pensato di farli per il periodo estivo, e il granchio ha queste chele tanto grandi. La talpa non ancora. Ah, ho fatto il panda fronte retro, cioè ho fatto, mi ha aiutato Daria a fare il panda fronte retro, che è molto molto carino. Questo è puccioso, molto puccioso. Sto lavorando a un koala, insomma ce ne sono un tot. Abbonarci a tutto. No, allora, adesso non ho fatto il conto, però per colpa di qualcuno, e Natasha comunque è colpa tua in parte anche questa cosa qui, ho mandato a campionare delle paroline. Se dovessero venire bene, se dovessero piacerle, potrebbero essere un altro classico produttino che potrebbe andare bene in abbonamento, un costo molto molto basso. Vediamo quello che mi propongono, insomma, però. Le chele, ma le chele adesso non ricordo più come ho congegnato, ma non l'ho ancora mandata quella campionare, come ho congegnato il corpo, ma mi sembra di averlo messo senza le chele, di modo che le possiate attaccare. Sono piccoli, quindi in realtà secondo me col fermacampione non si riesce tantissimo. Però il giaguaro, una pantera, c'è già Sirius, no? Allora, io vi ho fatto vedere tutto.
Quest'anno abbiamo un sacco di abbonamenti, siamo tantissimi, se vi volete ancora abbonare potete farlo tranquillamente, vi creiamo noi a mano l'ordine per il kit, l'abbonamento insomma del mese di gennaio. Quest'anno sono piuttosto ricchi gli abbonamenti, la release è una mini release, di solito facciamo magari il chipboard più grande, il foglio di sticker più grande. Questa è una mini release di modo che ogni mese ci sia l'estensione dei kit. Chiedetevi di chi è la colpa. Così, ci sono 518 abbonamenti per ora. Qualcuno ovviamente ha più abbonamenti, quindi ho contato un 322 teste per ora. Ti sei ripromessa di iniziare, Natasha? È fantastico. Brava. Vedrai che poi non riesci più a mollarlo. Allora, quest'anno cosa abbiamo? La release intera, il deluxe, il baby, il basic, abbiamo l'abbonamento timbri, l'abbonamento al pack di abbellimenti, l'abbonamento alle tesserine, l'abbonamento alla release, insomma, ce n'è chi più ne ha più ne metta e ci sono le fustelle. Le fustelle sono l'unica differenza con gli altri abbonamenti è che l'abbonamento alle fustelle non scade, perché fin tanto che avremo voglia di fare queste fustelle mensili, all'estero tra l'altro stanno piacendo tanto, quindi insomma penso che continueremo allegramente ancora per un po'. Si può comunque disdire sempre tutto con 2 mesi di preavviso. I 2 mesi di preavviso ci sono, portate pazienza, necessari per poter gestire l'approvvigionamento dei materiali, perché noi ovviamente ordiniamo i materiali per i kit con una logica da smistamento di abbonamenti, quindi ovviamente ci sono necessari mesi di preavviso laddove doveste voler disdire, ma io spero che non andrete mai a disdirlo, che continueremo sempre tutti insieme, insomma. L'abbonamento al tram, quello non ancora. Un pupazzo di neve grande, guarda, ci ho pensato, però per dicembre adesso ho questa rennina, vediamo, non escludo. Un binder 12x12, certo che ci sono, devi cercare binder 12x12 perché la misura che trovate nel titolo dell'album del binder riguarda sempre alla misura della pagina che il binder stesso può contenere. Ovviamente poi il binder è di dimensioni più grandi. La prossima settimana credo dovrebbero arrivarmene un po', sia di quelli 8,5x11 che sono per il formato A4 americano, che sia quelli 30x30. Io per stasera vi lascio. Stanno per consegnarci la pizza. Domani sarà un'altra giornata particolarmente intensa in quel del centro di smistamento degli abbonamenti. Portate pazienza, qualche giorno di ritardo, ma secondo me, sì, esatto, in quelli lì, Muriel. Ma secondo me, per la prossima settimana, come di consueto, riusciamo a tranquillamente a finire di smistare il tutto. Sicuramente parto per Francoforte, che avete tutti in casa, chi ha richiesto la spedizione, ovviamente, gli abbonamenti di gennaio e anche quelli di febbraio. Grazie a tutte tantissimo, buona serata. Ciao ciao!